Carissimi amici delle stelle di Riccardo Sorrentino, abbiamo qui ecco un libro di Raffaele Giamminetti, da cui io prendo tante notizie che poi vi do in questi oroscopi. Un libro bellissimo, sono due volumi anzi, di un grande scrittore che ha dedicato la sua vita a raccontare tutta la storia di Sole, antica e moderna. Ed è secondo me uno scrittore che non è stato gratificato per quanto merita, quindi è giusto che io ti faccio questa piccola promozione. Ecco, diciamo che ci troviamo nella fontana dei Quattro Cannelli, nella piazza Matteotti, fu costruita nel 1836 dall'amministrazione comunale di allora, vicino al giardino della Cassa Armonica, che è proprio qui di fronte a me, dove appunto c'erano eventi musicali. Piazza Matteotti è restaurata da poco, che vi invito a visitare perché è veramente è godibilissima anche sotto il piano alimentare, con il piano ludico. E andiamo invece all'oroscopo di oggi, quindi del 19 agosto, venerdì, con questa luna in pesce, una luna ancora molto piena, per la luna piena appunto di ieri, il buon onomastico va da Italo e Albise. Un cielo che mi fa dire all'Ariete che ammettere alcuni errori del passato può essere duro ma molto utile, cerca poi di essere non solo più erotico ma anche più generoso. Toro, con una luna ancora molto piena e Venere elettrizzante per il tuo cuore, oggi potresti avere una sorpresa romantica e sensuale. E passiamo al signore Gemelli, giornata no in amore, se sei tra quelli delle vacanze dopo Ferragosto e se parti oggi potrebbe avvenire qualche intoppo che provocherà un'attesa un po' lunga. Cancro, sia in un affare o se cerchi lavoro o in amore vorresti avere una conferma definitiva e non è detto che ora non possa accadere. Leone, dai tempo al tempo e se per caso un ricordo porta un po' di tristezza, un amico te la toglierà e anche l'Eros può compensare in modo molto gradevole. Vergine, Marte disarmonico è come avere un tarlo nel cervello che non ti rilassa nelle relazioni e oggi ti può far essere molto permaloso. E andiamo al segno della bilancia. Hai ora una grande energia grinta, pure erotica, ma ricorda che ogni tanto la timidezza può tornare anche utile perché può ispirare simpatia. Scorpione, intuito e fascino vincente a 360 gradi e se hai una richiesta da fare al tuo amore sarai favorito da una romanticissima serata. Sagittario, il cielo protegge sempre la tua forma fisica, ma oggi il cielo è litigioso in amore ed inoltre cerca di non distrarti nei viaggi o nelle questioni di lavoro. Capricorno, cielo da bodi in ogni settore, quindi non pensare solo al lavoro, perché è una giornata da dedicare in gran parte all'amore e anche alla passione. Acquario, è vero, molti dei tuoi desideri non sono stati ancora realizzati, ma dal 10 settembre tutto andrà per il meglio. Pesci, magicamente sembrano rientrati anche i soldi dei problemi, ma cerca di rimanere con i piedi per terra. Ciao a tutti amici delle mie stelle e a domani.